eso que ver, ovvero amore virtuale. Le nostre relazioni sessuali saranno virtuali, grazie a stimolatori e gadget elettronici capaci di regalare orgasmi via internet, senza mai incontrarsi. Gli amanti del futuro proveranno le stesse sensazioni di un rapporto reale, piaceri, risate, umori, sentimenti, tutto fedelmente riprodotto dal nostro amato PC. Abbiamo mangiato pesante, i nostri piedi emettono quella soave fragranza di pecorino stagionato. Gli addominali riposano ormai per sempre, protetti da una spessa coltre d'adipe. Nessun problema, inutile affannarsi in trattamenti estetici, diete ed estenuanti attività sportive. Basta un software per cambiare immagine agli occhi virtuali del proprio partner. Sembra fantasia, ma è già realtà. Nel terzo millennio, infatti, il comportamento sessuale oscillerà tra delirio high-tech e fine dei tabù. Dall'anno prossimo sul mercato americano sarà disponibile una cibertuta con 36 stimolatori ripartiti sul corpo, capaci di dare 5 sensazioni diverse: caldo, freddo, vibrazione, punture di spillo, solletico. Ma ora proviamo ad immaginare l'uomo high-tech, come cambia le sue abitudini e come trascorre le sue serate. Torna dall'ufficio, prende dal congelatore la sua super cena liofilizzata che, una volta inserita nel forno a microonde, magnificamente si gonfia e si arricchisce di salse piccanti con contorno di briose patatine. Pochi secondi per terminare il pasto. Getta la confezione nel bioriciclatore ed i rifiuti si trasformano in acqua limpida e frizzante. Ovviamente il pasto era di marca Balilla, i veri sapori del ferro, con annesso un concorso a premi. Con 1000 punti vinci un'astronave. Poi si spoglia, una veloce doccia con lo ionizzatore e si dirige frettolosamente nella sex room. Prima di indossare la sua nuova cibertuta, dona affettuosamente una romantica carezza al monitor a cristalli liquidi. Terminata la vestizione, sistemati tutti gli elettrostimolatori, sceglie il programma della serata. Sì, stasera ho proprio voglia di qualcosa di trasgressivo. Lui aziona le vibrazioni che portano la sua lei all'orgasmo, mentre lei contraccambia con il nuovo modello di pompa aspirante regalato a Natale. Il tutto elettronicamente controllato da computer, che, sapientemente, dosa la quantità di piacere. Infatti, nel nuovo mondo non è accettata l'eiaculazione precoce.
I due amanti devono provare l'orgasmo simultaneamente. E poi ci pensate, potremo fare l'amore con tanti partner dispersi nel mondo. Basterà mettere una password ai file a, nessuno saprà mai nulla delle nostre relazioni extracibernetiche. Proprio stico questo nuovo mondo. Non c'è neanche bisogno del contatto fisico. Finalmente diremo addio alle malattie sessuali, anche se, purtroppo, nuovi sex virus informatici sono quotidianamente immessi nella rete da hacker traditi dalle mogli. Ebbene, non sottovalutare questi virus, riescono a contagiare facilmente sia l'uomo che la donna. Certo, non sono mortali, ma possono produrre strane reazioni. Riprovarsi con un'erezione durante la cibermessa della domenica mattina non è proprio una bella cosa. Quindi, prima d'ogni rapporto sessuale, mi raccomando, una scansione con un buon antivirus aggiornato. Personalmente, c'è ancora qualcosa che mi lascia perplesso. Il sistema operativo. Sì, proprio il nostro amato, odiato Windows, sempre instabile, insicuro, uterino. Non sarebbe piacevole se, sul più bello, in fase preorgasmica, comparisse sul monitor la scritta: il programma ha eseguito un'operazione non valida, di conseguenza sarà terminato. Se il problema persiste, riavviare il computer.